Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi è una bellissima giornata, oltre ad esserci un sole pazzesco, sono molto felice, anche se mi avete preso un po', insomma, di sorpresa. Cos'è successo stamattina, ragazzi, di preciso? Cosa è successo? Stamattina il team Roberry ci è arrivato a 1 mili, ragazzi, 1 milione, mi sembra veramente assurdo. Siamo veramente in tantissimi, cresciamo continuamente e non saprei veramente come dirvi grazie, ragazzi, grazie per il sostegno. Poi ovviamente questo è giusto un ringraziamento così nelle storie, non so parlare come sempre e vi farò sicuramente dei ringraziamenti più meritati. E che altro dire? Grazie mille, tutto questo l'abbiamo creato in meno di un anno ed è veramente assurdo. E vi prometto, ragazzi, non sono una ragazza che fa tante chiacchiere, ho sempre odiato parlare, tra vantarmi, non me ne frego un cazzo, io sono una persona che preferisce fare i fatti. E ragazzi, io vi prometto che questo sarà solo l'inizio, perché siamo una cazzo di famiglia. E oltre a ringraziare voi, che ovviamente siete quelle persone che hanno reso il tutto possibile, voglio ringraziare anche alle persone che non hanno mai creduto in me, che mi hanno sempre demoralizzato, preso in giro anni fa per quello che appunto ho iniziato a fare. E che altro dire, voi siete stati la mia forza. Continuate a parlare perché mi ha dato una carica assurda. Tutto ciò, grazie ancora mille, 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 un milione e 800 triliardi periodico di grazie. Vi voglio bene. Siamo una cazzo di famiglia, Team Roberici per sempre. Ragazzi, veramente non so come ringraziarvi. Vi amo. Vi amo e tutto ciò lo faccio col cuore. Vabbè, così sta tanto di Barbara D'Urso. Ragazzi, vi voglio bene. Sti cazzi. Niente di più, niente di meno. Grazie mille. Caro idolo, premetto che non sono mai stata brava con le parole e probabilmente non riuscirò mai ad esprimere a voce tutte le cose che vorrei e che dovrei dirti. Ma oggi sentivo il bisogno di parlarti, per dirti tutto quello che provo e che non ho mai avuto occasione di esprimere. Parto con il farti i complimenti, bravo, ce l'hai fatta, sei riuscito a realizzare il tuo sogno e a raggiungere grandi risultati, nonostante la tua giovane età e nonostante tutta la gente che non avrebbe mai creduto in te. Chissà se un giorno anche io realizzerò il mio sogno. Chissà se un giorno avrò mai la possibilità di abbracciarti. Chissà se un giorno potrò anche io avere l'occasione di parlarti e di farti capire con poche parole tutto quello che hai fatto per me. Ogni tanto ci penso, sai. Penso a come sarebbe tutto più semplice se tu fossi qui al mio fianco. Penso a come sarebbe bello abbracciarti ogni volta che ne sento il bisogno. Penso a come sarebbe bello guardarti dritto negli occhi e non attraverso uno schermo. Negli occhi e non attraverso uno schermo. Purtroppo però non posso farci nulla e mi limito a collezionare qualsiasi oggetto che mi faccia sentire più vicina a te. Gli altri ti hanno sempre definito come una mia ossessione, ma io penso che quello che provo per te sia un sentimento che va oltre qualsiasi descrizione. Sono sempre stata una persona diffidente che ci mette parecchio per fidarsi di una persona, ma tu sei riuscito a rubarmi il cuore, sei entrato nella mia vita e l'hai stravolta completamente. Sei riuscito a farmi piangere, ridere e farmi provare mille sensazioni solo attraverso uno schermo. Sei riuscito a raccogliere tutti i pezzi del mio cuore e a ricomporli mentre il mondo mi cadeva addosso. Sei stata la mia luce nei momenti bui, sei stata la ragione che mi dava la forza di alzarmi ogni mattina con il sorriso. Sei stato e rimarrai sempre l'unico per me. Perché è vero che si cresce e che gli interessi cambiano, è vero che con il tempo prendiamo scelte diverse, ma io non mi dimenticherò mai.